Visione, perché condividere, contribuire al raggiungimento di obiettivi che sono difficili ma non impossibili, sono i valori e le regole che insegna lo sport, ma che insegna anche la scuola, e insieme questi sono i due pilastri della nostra grande formazione. Ed è per questo che invito sul palcoscenico la professoressa Elisabetta Zaccone, dirigente istituto comprensivo Mater Domini e del decimo progetto studentesco Il Taekwondo va a scuola, e la professoressa Cinzia Scozzafava, dirigente del convitto nazionale Galluppi di Catanzaro e del secondo progetto studentesco Il Taekwondo sale in cattedra. E mi avvalgo in questo, scusa, Anna, in scusa, questo momento. Scusa, Anna, scusa, la dirigente Scozzafava purtroppo non può essere presente, c'è. Ma c'è la delegata, l'educatrice ci ha segnato. L'educatrice Chiarella. Chiarella. Grazie, grazie per essere qui. Mi avvalgo. Anna Rita Chiarella. Rita Chiarella, mi avvalgo per parlare un po', fare un breve intervento con la professoressa Elisabetta Zaccone e l'educatrice Anna Rita Chiarella della presenza del nostro direttore sportivo Giampaolo Mungo. Grazie, spiegaci un po' tu e fai il riassunto di questa meravigliosa avventura che è iniziata qualche anno fa nelle scuole del Taekwondo Guerra. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Noi ci siamo posti un problema. Il maestro, il Taekwondo è uno sport olimpico, una disciplina sportiva importante, perché io non sono un calciofilo, quindi amo sottolineare ogni volta che ne ho l'occasione, professore Chiodo, la cosa che magari tutti guardano il calcio, i bambini, i ragazzi, tutti amano il calcio, va bene, il calcio è uno sport importante, però nel medagliere olimpico internazionale, segretario generale, noi siamo annoverati in postazioni importanti perché abbiamo dei campioni del mondo, abbiamo campioni olimpici, quindi questo, quello che può sembrare uno sport cosiddetto, no maestro, minore, non lo è. Allora ci siamo posti un problema, siamo degli educatori, e allora da educatori abbiamo chiesto ad alcuni istituti importanti della città, al Galluppi e al comprensivo Catanzaro Nord, giusto? Mater Domini. Abbiamo chiesto se era la possibilità di insegnare a scuola il Taekwondo. E allora quando l'abbiamo stilato, quando l'abbiamo scritto materialmente, ci è venuta l'illuminazione di dire il Taekwondo sale in cattedra. Il Taekwondo sale in cattedra significa che il Taekwondo, che è una disciplina di vita, che insegna ai bambini a socializzare, che insegna le regole, il rispetto dell'avversario, tra i principi ispiratori del Taekwondo c'è dagli inferiori trarne beneficio, quindi significa imparare sempre da chi ci sta a fianco. Ora abbiamo stilato questo progetto e grazie alla lungimiranza e alla prontezza delle due dirigenti didattiche del Galluppi e del Mater Domini, noi siamo presenti nelle palestre scolastiche di questi istituti, e devo dire la verità, abbiamo anche fatto molta inclusione sociale, perché ormai la nostra società è una società multietnica e quindi abbiamo tantissimi bambini di tantissime etnie, ed è una cosa, abbiamo visto prima qualche video, importante riuscire a trasmettere non solo i valori dello sport, non solo insegnare a scuola il Taekwondo, quindi non solo insegnare i valori dello sport come rispetto dell'avversario, ma far capire loro che c'è una scuola che le accoglie come agenzia primaria della società moderna, ma come seconda cellula della società fondante dopo la famiglia. Quindi a nome della nostra società sportiva, a nome delle famiglie che voi avete accolto nelle vostre scuole, vi diciamo grazie. Grazie perché non è semplice trovare, qui lo voglio dire, dirigenti didattiche che si aprono al primo input. C'è sempre un momento di chiusura, si arresti, dice ma cosa fanno questi, il Taekwondo si picchiano, cioè abbiamo sfatato anche questa cosa, il Taekwondo non ci picchiamo, educhiamo i ragazzi, educhiamo i giovani e facciamo famiglia, facciamo gruppo. Grazie a nome della nostra società sportiva. Infatti, se posso aggiungere, il vero atleta di Taekwondo è quello che quando c'è la rissa non l'alimenta, o la spegne o va via, perché vero atleta di Taekwondo non è quello che fa rissa, è quello che la sa evitare, perché sa cos'è la diplomazia e l'autocontrollo. Intanto vorrei prendere la parola per salutare tutti gli intervenuti. Se possiamo solo per esigenze di telecamera centrarci subito un po' più sul palco. Okay. Chiedo scusa professoressa. E vorrei salutare
i protagonisti anche di questa serata, che sono gli alunni che sono qui in sala, i genitori. Io ho avuto il piacere di conoscere questo grande maestro Guerra a settembre, perché quest'anno sono dirigente reggente dell'Istituto Comprensivo Mater Domini, e sono felice questa sera. Complimenti per questa bellissima manifestazione. Grazie a Tonino Guerra. E sono grata perché da anni so che svolge attività sportiva, vero? 40 e 10 con l'istituto. No, nella scuola. 10 anni. 10 anni nell'Istituto Comprensivo Mater Domini. Perché sono grata? Perché io sono convinta che sport ed educazione e attività fisica migliorano le capacità interpersonali dei bambini. Infatti abbiamo visto prima che lo sport non ha limiti, lo sport è vita, ed educazione e sport è un binomio che ha bisogno di sinergia, quindi è molto importante creare un'alleanza tra istituzioni sportive e istituzioni educative, anche perché lo sport è la terza agenzia educativa dopo la famiglia e dopo la scuola, perché i valori educativi che trasmette lo sport contribuiscono alla formazione e l'educazione dei nostri studenti, che saranno, sono il nostro presente, però saranno i nostri futuri cittadini. Quindi, e poi un'altra cosa, lo sport non ha soli valori educativi, ha valori di solidarietà, come abbiamo visto, ha il valore delle regole, quindi lo sport è vita. E poi non dimentichiamo il benessere psicofisico, che prevede l'equilibrio tra corpo e mente. I romani ne erano convinti e lo dobbiamo essere anche noi. Mens sana in corpore sana. Grazie. Grazie professoressa. Grazie. Una rosa, un omaggio, una rosa alla professoressa. Sì, farei prima l'intervento. Ah, prima l'intervento, va bene. Sì, in modo da omaggiare entrambe dopo. Adesso il microfono alla educatrice. Con Vitto Galluppi, mi sta intrecciando. Buonasera, porto i saluti del nostro dirigente scolastico Cinzia Scozzafava, non è potuta venire per un imprevisto. E da qualche anno la nostra istituzione scolastica ha accolto e accoglie il progetto del nostro professore Guerra con grande successo. E qui in platea ci sono tantissimi nostri alunni e noi li vediamo crescere. E la nostra scuola ha sposato i valori di questa manifestazione sportiva, di questo sport. E siamo contenti perché vediamo non soltanto, ecco, uno sport così, ma la famiglia, vediamo dei valori che questi ragazzi recepiscono. Grazie, possiamo omaggiare di una rosa rossa, del pergamene in cornice, dell'omaggio del nostro sponsor ditta Marvin. Grazie, grazie ancora per i vostri interventi, grazie per le bellissime parole.